GF, Anita e Alessio ricevono una proposta da Signorini. Scatterà il bacio? Alfonso Signorini propone una cena a lume di candela ai due concorrenti. Stasera al Grande Fratello si è tornati a parlare di Anita e di Alessio. I due sono sempre più vicini e si sono confessati a vicenda di piacersi. Peccato che la situazione di Anita non sia ancora molto chiara, dato che non se la sente di lasciarsi andare con Alessio per rispetto di Edoardo, il ragazzo con cui sta, anche se non si sente del tutto fidanzata. Alfonso Signorini non solo ha voluto vederci chiaro, ma ha deciso di fare una proposta alla coppia, una cena a lume di candela al fine di parlare. E poi chissà, potrebbe sempre scattare un bacio inaspettato. Anita non riceve la telefonata di Edoardo in diretta, non posso comandare le mie sensazioni. Prima della proposta di Alfonso Signorini al GF, ovvero una cena a lume di candela per Anita e Alessio, la prima è stata chiamata nella Mystery Room dove si è trovata di fronte un telefono. Qualora l'avesse voluto, Edoardo avrebbe potuto chiamarla al fine di chiarire una volta per tutte la loro situazione sentimentale. Dopo un minuto e più di silenzio, però, nessuna chiamata. Edoardo ha deciso di abbracciare il silenzio con buona pace della concorrente del Grande Fratello. Lo capisco. Io non posso comandare le mie sensazioni. Dopo questa dimostrazione di interesse, la 26enne deciderà di lasciar perdere tutto quanto essi getterà tra le braccia di Alessio? I fan sperano proprio di sì e anche un po' Cesare Bonamici, che nell'ultima puntata ha detto di star male per Perla e Anita. Grande Fratello, Alessio molto preso da Anita, è una cosa che mi spaventa. Alessio Falsone si deve trattenere dal baciare Anita Olivieri nonostante l'attrazione sia molto forte. Si limita soltanto a tenere la mano sulla sua gamba per pochissimi secondi. E proprio per questo l'attesa mi costerà tante sedute dallo psicologo, come ha confessato lui stesso, aggiungendo che siamo molto simili ed è una cosa che mi spaventa. Non c'è ancora stato nessun bacio e forse non succederà fino a quando non usciranno dalla casa più spiata d'Italia. Insomma, Alessio e Anita hanno avuto un colpo di fulmine e soltanto il tempo potrà dire se si trasformerà in qualcosa di più serio oppure no. A concludere degnamente questo talk del Grande Fratello è stato senza dubbio Giampiero Mughini, solo il piacere tanto a lungo atteso è vero piacere.